Ciao amici e ben ritrovati sul canale. Dopo il video della top 10 delle Dolomiti, ho deciso di fare una top 5 dedicata alla bellissima Val di Fassa. Quindi siediti comodo e partiamo. Al quinto posto della classifica ho deciso di inserire il Giro del Sasso Piatto e ora ti spiego di cosa si tratta. Il Sasso Lungo e il Sasso Piatto sono due maestose montagne che prendono il nome dalla loro particolare forma. Per raggiungere le loro pendici si può prendere la cabinovia da Campitello di Fassa oppure salire in macchina fino al Passo Sella. Il Giro del Sasso Piatto inizia con la salita verso la Forcella del Sasso Lungo, raggiungibile comodamente con l'Ovovia. Dopodiché si inizia a scendere lungo la gola che divide il Sasso Lungo dal Sasso Piatto. Passiamo poi al Rifugio Vicenza e arrivati in fondo ci aspetta una discreta salita fino al Rifugio Sasso Piatto. Una volta raggiunto il rifugio inizia la parte più bella di questo trekking, perché ci colleghiamo al sentiero Friedrich August. Questo tratto presenta pendenze più gentili e offre un panorama veramente incredibile. Per chi volesse fare un trekking più facile ma senza rinunciare alla bellezza di questo panorama, può semplicemente fare il giro inverso, imboccando il sentiero da est e poi decidere liberamente quando tornare indietro. Infine, come ciliegina sulla torta, termina la giornata al bellissimo rifugio Friedrich August. Saliamo con la classifica e al quarto posto troviamo Col dei Rossi. Si può raggiungere con un breve trekking da Passo Pordoi oppure prendendo una delle tante funivie. A tal proposito ti voglio consigliare l'acquisto del Panorama Pass della Val di Fassa, che su un periodo di 6 giorni ti regala 3 giorni di accessi limitati agli impianti. Una volta arrivato in cima puoi dirigerti verso il Belvedere di Canazei, da dove puoi osservare un panorama mozzafiato su tutta la Val di Fassa e sulle montagne circostanti. E per gli amanti del trekking, da qui inizia uno dei percorsi più belli della zona. E mi sto riferendo alla Via del Pan, la Via del Pane, un percorso che porta fino al Lago Fedaia, ai piedi della Marmolada. Raggiungiamo il podio e al terzo posto troviamo il lago dall'acqua verde smeraldo, il lago di Carezza. I più pignoli saranno pronti a puntualizzare che questo lago in realtà non si trova in Val di Fassa. Ed effettivamente è vero, ma data la vicinanza mi permetto comunque di includerlo in questa top 5. Questo piccolo lago è un posto veramente magico e nonostante l'affollamento sono sicuro che ti piacerà lo stesso. Dopo aver lasciato la macchina nel parcheggio a pagamento lì vicino, ti consiglio di percorrere il breve sentiero lungo il perimetro del lago, anche se lo scorcio più bello lo osserviamo nel punto di arrivo. Infatti da questa prospettiva l'acqua verde smeraldo, gli abeti e il gruppo dell'Atemar sullo sfondo compongono una cartolina di una bellezza indiscutibile. E adesso, breve interruzione per lo sponsor di oggi. Già, purtroppo un canale piccolo come il mio non ha sponsor che pagano per il lavoro svolto, ma può contare solo sul supporto dei propri spettatori. Con ogni video che pubblico mi impegno a farti conoscere nuovi posti, mostrandoti la loro bellezza e condividendo errori comuni e informazioni utili, così che tu possa visitarli nel migliore dei modi. Se sto riuscendo in questo intento, ti chiedo di farmelo sapere lasciando un mi piace e commentando, anche con un semplice grazie per il video. Il tuo supporto per me è veramente importantissimo e mi dà l'energia e le risorse per continuare a creare contenuti di qualità. Grazie mille, adesso ritorniamo al video. Siamo giunti alla medaglia d'argento che ho deciso di assegnare alle Torri del Violet. Si trovano al centro del gruppo del Catinaccio e secondo me sono di una bellezza veramente unica. Lo scorcio con il rifugio Re Alberto sovrastato dalle sette guglie è veramente spettacolare e anche il paesaggio lunare circostante è molto suggestivo. Per raggiungerle esistono diverse alternative. Se vuoi saperne di più, recupera il video che ho già fatto a riguardo. Un'alternativa che comunque ti voglio dare è quella di passare dal rifugio Passo del Principe e da lì raggiungere il lago di Antermoia, un bellissimo lago che ancora non ho avuto la fortuna di visitare. E al primo posto troviamo invece il Piz Boé. Questa piramide di roccia raggiunge 3.152 metri, ma raggiungerla non sarà poi così difficile.
Infatti la cabinovia che parte da Sasso Pordoi ti porterà 2950 metri e da lì in un paio d'ore raggiungerai il rifugio Capanna Piz Fassa, posto sul cucuzzolo della piramide. Il panorama visto da lassù, ragazzi, è un qualcosa di magico, ma il bello di questo trekking è che non devi aspettare di arrivare in cima per ammirare il panorama, ma puoi gustartelo durante tutto il percorso. Infatti ti trovi su una specie di altissimo altopiano roccioso che da un lato ti regala un paesaggio lunare e suggestivo e dall'altro ti offre una vista a 360 gradi su tutto il resto, come il Sassolungo, Col dei Rossi, Passo Pordoi e Arabba. Un altro posto della Val di Fassa che potrebbe meritare una visita è Val San Niccolò. Personalmente non ci sono mai stato e per questo motivo non l'ho inserita in classifica, tuttavia ne ho sentito parlare molto bene e quindi ti voglio lasciare questo spunto. Il video potrebbe terminare qua, ma prima di lasciarci voglio assicurarmi che tu non faccia un errore che purtroppo ho visto fare diverse volte, ovvero non andare alle Tre Cime di Lavaredo o al Lago di Braies. Il motivo non è che queste due mete abbiano qualcosa che non va, anzi sono stupende, ma il problema è che sono molto lontane dalla Val di Fassa e considerando che dovresti arrivare almeno alle 7.30 significa che dovresti partire alle 5.30 di mattina, secondo me non ne vale la pena. Meglio lasciarti queste due meravigliose mete per la tua prossima vacanza in Valpusteria ad esempio. Tuttavia, se sei alla ricerca di mete spettacolari, ti voglio consigliare comunque due posti altrettanto belli, che si trovano in Val Gardena, a non più di un'ora di macchina dalla Val di Fassa. Sto parlando del Monte Seceda e dell'Alpe di Siusi. La loro bellezza, a mio avviso, è al pari delle Tre Cime di Lavaredo e al Lago di Braies. Non a caso occupano la seconda e la quarta posizione della mia top 10 delle Dolomiti. Il Monte Seceda è famoso in tutto il mondo per il bellissimo scorcio che si può osservare dall'arrivo della Seggiovia, mentre l'Alpe di Siusi è un grandissimo altopiano di una bellezza unica grazie ai suoi prati verdi e al meraviglioso panorama. Se vuoi saperne di più puoi trovare informazioni più dettagliate nei video dedicati che trovi in descrizione e sul mio canale. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo viaggio! Go, 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 baby. Go, go, go.